Ben ritrovati miei carissimi colleghi ed appassionati di Dissidia Opera Omnia. Io sono Jul e oggi vi porto il primissimo giorno di uscita di questa sfida, per cui finalmente con puntualità ineccepibile la nuovissima Cosmos uscita in gioco proprio stamattina in occasione del Lost Chapter dedicato al personaggio di Dus. Lost Chapter che ha visto il debutto in gioco della EX, nonché EX Plus della suddetta, e della EX Plus di Ace. Di questa Chaos si è parlato molto negli ultimi giorni e in generale è una delle Chaos più discusse dell'intero early meta Chaos, in quanto considerata una delle più toste. Ebbene signori, oggi vi porterò la mia personalissima esperienza con questa Chaos. Come al solito sfrutterò l'intro per parlarvi delle mie strategie, delle mie impressioni e darvi qualche consiglio su come affrontare questa sfida. Dopodiché vi mostrerò il clear intero dai primi stage fino all'ultima wave utilizzando il team che state vedendo in schermo, ovvero Ace, Kryl e Charlotta. Con Charlotta a supporto, questa volta specifico subito il supporto perché sarà molto, ma molto importante al fine di completare tutti gli obiettivi della sfida più il punteggio. Allora, formazione tutta magica e c'è un motivo ragazzi, c'è un motivo perché questi boss saranno due, i boss dell'ultima wave di questa Chaos, due giganteschi poliponi in cilindro che si metteranno un buff invisibile che permetterà loro di fare un sacco di turni di filata, insomma aumenterà moltissimo il loro turn rate e la loro velocità, per cui controllarli, visto che menano veramente come bestie, non sarà per niente facile. Ecco, per contrastarli è necessario avere un team prevalentemente magico, in quanto hanno la bruttissima abitudine di contrattaccare tutte le mosse fisiche e le mosse ranged, mosse che tra l'altro non faranno tutti questi danni, per cui assolutamente tenetevi su un bel team magico. L'unico personaggio che ritengo sia un'eccezione a questa regola è Warrior of Light, in quanto la sua seconda skill sarà pressoché inutile in questa sfida, anche perché gli attacchi pericolosi dei boss sono ad area, quindi non vi serve provocarli per attrarre i loro colpi. Ma Wall è comunque utilizzabile in quanto la sua EX è magica e il suo primo attacco, la sua prima abilità, non è niente, nel senso si carica la Brave da solo, poi fa il colpo HP, per cui potete cercare di passare oltre questo limite della formazione richiesta utilizzando lui. Ma Cloud, ragazzi, no, lasciate perdere, anche molti altri personaggi fisici, Garland, lasciate perdere. Prendetevi un bel team magico e soprattutto se avete Charlotta schieratela, perché Charlotta brilla molto in questa sfida. E dal momento che si tratta di una sfida dove è importante essere incisivi sia dal punto di vista offensivo che difensivo, e soprattutto l'obiettivo in assoluto più difficile di questa Chaos è completarla prendendo zero, e ripeto, zero danni HP. E Charlotta è assolutamente il personaggio più indicato a dare una bella spinta aggressiva al team e contemporaneamente fornire cure ad area costanti che risulteranno fondamentali al fine di portare a termine questo obiettivo, in quanto questi boss menano che menano, ragazzi. Hanno un attacco AOE che pelerà almeno un terzo di vita a tutto il party, anche se non vi fate breakare, per cui vi serve qualcuno che cura. Che sia Charlotta, che sia Aerith, dovete avere qualcuno, per forza. Bene, tutto ciò che ho detto sinora per quanto riguarda Charlotta vi motiva la sua presenza nel mio team. Parliamo degli altri due membri. Abbiamo Ace. Ace qua è letteralmente un mitragliatore umano. Non solo è bonus, ma è anche un personaggio che con l'arrivo della sua EX Plus ha fatto un cambio di tier veramente notevole. Ace, per quanto mi riguarda, è top magic DPS al momento, parliamo della tier più alta del gioco, è veramente un personaggio incisivo, tanto attacco, tanti danni, un eccezionale attacco HP plus e un sensazionale attacco HP plus plus. L'unico punto che non mi fa impazzire di Ace, ma penso che sia il punto che un po' tutti ritengono traballante, sono gli effetti randomici della sua EX. La formazione si chiude con Kryl, finalmente posso farvela vedere non bonus, posso farvi vedere
Che cosa sa fare questo personaggio? Continuerò per sempre a dire che secondo me Kryle si sta prendendo dalla community un po' troppe offese, nel senso, viene giudicata da molti come un personaggio spazzatura, alla pari di Zell. Ragazzi, io non sono per niente d'accordo, non sarà top tier, ma intanto è un personaggio che si porta tranquillamente a casa due Chaos, eppure la prima feud che uscirà con Artemisia, per cui non dico che valga un piti, lungi da me dirlo, tenete tutto per Artemisia o per Ace, anche Ace vale gemme, anche Ace è un personaggio molto valido, non quanto Artemisia, però nel caso in cui troviate la strega giovedì e dopo vogliate mettere le mani anche su Ace, Jul vi dà l'approvazione perché è veramente un gran pezzo. Però Kryle comunque il suo lavoro lo fa, e in particolare in questa Chaos fa un lavoro ancora più notevole in quanto, come dire, la sua EX ci permette di continuare ad aggrare senza rischiare di essere breakati dai boss, che è il grosso grosso problema, ragazzi. Non bisogna farsi breakare, perché come già detto, questi poliponi, se vi breakano, tenderanno ad ammazzarvi subito dopo, per cui tenete sempre un po' di brave a tutto il party, controllate sempre chi viene bersagliato. Io, giocando Kryle e Charlotta, ho, adibito loro a questo ruolo, per cui sono state loro a gestire la brave della squadra intera, mentre Ace menava. L'ex di Kryle è particolarmente forte perché vi permette di non dover gestire la brave della squadra. Ci pensa già la sua EX nei turni in cui vi farà la carica brave all'inizio, a tenervi la squadra sempre protetta da eventuali break. Funzionerà un pochino come lo scudo di Warrior of Light, con chiaramente il grosso vantaggio che Kryle, al contrario di Wall, è completamente magica, per cui tirerà danni non limitati dalle altissime difese fisiche dei due nemici. Detto questo, miei cari, andate con le skill nella prima parte di sfida. Chiaramente mi rivolgo a chi gioca un team offensivo come quello che vi propongo io. Io ho conservato le abilità e ho terminato la sfida con diverse abilità ancora non utilizzate, per cui consiglio, se volete essere ancora più sicuri di vincere puliti e di prendere zero danni, di utilizzare le skill anche contro i nemici delle prime waves. E altro consiglio che vi do, ma lo vedrete con i vostri occhi che cosa significa sfruttare questa formazione: tenete l'evocazione per l'ultima parte di partita, quando i nemici saranno pressoché morti, in modo da bombardarli prima che si rimettano il buff che aumenta la loro velocità, uccideteli in contemporanea e soprattutto sfruttate doppia Charlotta sotto Ramu. Ragazzi, doppia Charlotta sotto Ramu fa un quantitativo di danno imbarazzante, perché le due Charlotta si caricano a vicenda, Ace fa dei danni, fa tipo 90k a tutti e due i nemici a ripetizione, e quindi si va a fare un quantitativo di danno che è praticamente l'equivalente di un terzo della vita dei boss. Per cui spingete, dovete fare un'evocazione perfetta, perché il tempo è denaro in questa sfida, e tempo significa poter arrivare in fondo con la nostra vita simpaticamente intonsa. Detto questo, miei cari, i turni non sono difficili stavolta. Io ho concluso la sfida con anche più di 15 turni avanzati, se non mi ricordo male, secondo me anche più di 20, penso di averne utilizzati 60 su 85, che era il limite. La cosa difficile sono gli HP, per cui magari rallentate piuttosto che rischiare di farvi uccidere o di prendere danno, ma rimanete in salute. Detto questo, io direi di aver parlato abbastanza, questa Chaos è difficile, per cui si meritava un'introduzione come si deve. Spero di esservi stata utile. Ovviamente nei commenti fatemi sapere che formazioni avete utilizzato voi. Qui ci sono molti personaggi che secondo me possono brillare. Realm secondo me è una bella opzione, ovviamente Dus, Aerith che ho già citato, anche Sera. Fatemi sapere voi chi sono i prescelti del vostro gioco. Detto questo, noi ci risentiamo a fine video per gli artefatti. Attenzione, perché in questa sfida gli artefatti hanno probabilmente fatto la differenza, per cui dovete assolutamente vedere come sono messi i miei personaggi. Vi do appuntamento alla fine del video e via con la sfida!
Crystaru! いいものを見せて。
の光よ。クリスタルを。
ものを見せてる。いいものを見せてる。終わらせる。いいものを見せてる。終わらせる。Il dolce sapore della vittoria. Tra l'altro, quello che avete visto, ragazzi, è stato il mio primo e unico clear di questa Chaos che ho deciso di provare a fare in diretta subito con voi e di portarvi subito la riuscita sul canale. Allora, gli artefatti. Il mio ace, vi dico subito che l'ho rollato perfetto. Nel senso che penso sia uno dei migliori ace, se non il migliore ace che può uscire. Doppio attacco 108, Max Brave 330. Max Brave 330 con Spiral and Boost. Triplo Max Brave in un meta di battery come quello che sarà l'Early Chaos è straordinario. Gli mancano solo le abilità di Leviathan, dopodiché sarà veramente best ace in the world. Poi abbiamo Kryle, lei ve l'ho già fatta vedere. Le devo assolutamente rollare l'ultimo artefatto perfetto perché ha doppio attacco 108 Max Brave 330 e lei ha bisogno di avere triplo attacco 108, non c'è scampo, e se no Kryle non vi fa danno. E poi ce l'abbia Charlotte, ve l'ho già fatta vedere 2800 volte. Tutti hanno le board maxate. E ricordatevi, ragazzi, che maxare una summon board non significa solo andare a prendersi il ticket e i premi, ma significa alzare le statistiche dei nostri personaggi. Per cui per le Chaos, se volete avere dei personaggi belli, pronti al massimo delle loro potenzialità, maxate quelle summon board. Detto questo, miei cari, io spero che abbiate gradito questa Chaos, spero che abbiate gradito il mio tempismo. D'ora in poi cercherò, lavoro permettendo, di portarvi sempre le Chaos o il primo o massimo il secondo giorno di uscita. Spero che abbiate gradito il video, in caso positivo ricordatevi il mi piace, che è gratuito e mi aiuta tantissimo a crescere come canale. Io spero di esservi stata utile, per qualsiasi domanda, sezione commenti. Da Giulle è tutto, buona fortuna nel caso in cui decidiate di evocare per Ace o Dus. Io non vi ho portato video evocazioni perché l'ex di Ace ce l'avevo già, trovata in una free multi oramai un paio di mesi fa, quando uscì il banner con ex di Aerith, di Sera e di Ace. Ecco, sono stata tremendamente fortunata e l'ho recuperata lì, ma sicuramente ci vedremo giovedì. Ragazzi, arriva lei, la regina, e io sono pronta a prendermi il suo kit. Buona settimana a tutti e ciao!